Ciao a tutte e benvenute nel mio canale! Oggi vi presento questa bellissima. Aspettate, che così si vede meglio questa bellissima pannocchia porta come vedete non è molto grande questa mia non l'ho fatta eccessivamente grande ma tutto dipende da quanto elastico metterete in fondo e da quanti punti metterete intorno all'elastico io ho fatto un elastico da 17 cm e ho messo 50 punti mi sono un po' pentita forse se ne mettevo 60 veniva un po' più cicciottella e quindi essendo più cicciottella chiaramente poi veniva anche un po' più lunga quindi fatela come preferite io l'ho fatta un po' piccolina per mettere sapete quelle buste piccoline che magari si usano per eh, io ho un vaso di goccio sul, sul lavandino dove poi ci butto dentro l'umido prima di buttarlo poi nel cestino tanto per tenerlo a portata di mano ho delle bustine particolari e la met ci metterò quelle allora, molto facile, è tutto punto popcorn ovviamente. E ho, e ho utilizzato sia il filato ecologico, questo, che il fiocco che è quest'altro. Gli uncinetti sono diversi. Qui ho utilizzato il 4, qui ho utilizzato il 2. Però ripeto, mh, voi, vi sconsiglio la lana. Questo sì perché cede mentre il codone rimane fisso e però utilizzate quello che più avete a portata di mano con l'uncinetto che più vi fa piacere utilizzare ok seguite passo passo il mio tutorial intanto iscrivetevi al mio canale e lasciate un commento e un like se vi piace ciao ciao grazie ancora vi lascio oggi il faremo questo nuovo tutorial <coughs> Che sicuramente sarà molto utile per la vostra cucina. Cosa ci serve intanto, ci serve un elastico di quelli che una volta si usavano per le mutande. Un classico elastico che andremo a prendere di questo elastico circa 17 centimetri, io dico sempre circa, perché, perché, magari se voi lo volete fare un po' più grande, taglio un pezzettino di più. Ecco 17 cm, penso che vadano più che bene. Adesso vi spiego perché cosa ci servono. Sì, un po' più lungo così io lo posso cucire in questo modo. Va cucito in questo modo. Allora, poi che sì, ci serve? Ci serve io uso questo cotone che è il cotone quello ecologico l'ho acquistato uh, su facebook un, sono delle, dei ragazzi che vendono hanno la merceria ed è, è la merceria um, del gomitolo d'oro io mi trovo benissimo da loro e ci ho comprato tante cose sia questo qui il cotone ecologico sia il fiocco, il famoso fiocco che l'ho utilizzato per tutta l'estate per tantissime cose poi ci servirà un ago per cucire e io mh, sto utilizzando l'uncinetto numero 3 ho visto che con l'uncinetto numero 3 va benissimo allora per quanto riguarda poi tutto quanto se avete mh, dei, dei cotoni più grandi più piccoli non vi preoccupate perché tanto vi do le misure come ho fatto per l'elastico allora per prima cosa andiamo a cucire così l'elastico e poi ci rivediamo dopo che l'abbiamo cucito che facciamo andiamo a fare tutta maglia bassa intorno intorno a questo a questo elastico in questa maniera quindi andiamo a fare la maglia bassa niente di di cosa eccezionale ecco qua così non è semplice capisco che ci vuole un po di pazienza Ecco. Vedrete che intanto mi sono anche portata dietro la godina. Ecco. Oh, insomma, mica tutta, però, eh. Ok. Aspettate perché ecco. La godina. Ok. E così pian pianino ci portiamo dietro anche le codine e facciamo tutte queste maglie basse intorno 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 all'elastico. Niente di più, niente di meno, molto facile con un po' di pazienza perché l'elastico non essendo tondo si muove. Ecco, però insomma, tutto sommato pensavo peggio. Ok, Se avete un elastico, magari diverso, anche tondo anche di quello dei capelli, però deve essere esistente eh? perché calcolate che questo è sempre questo movimento deve fare, ok? Non deve essere molto stretto. È la cosa giusta, ok. Quindi facciamo tutto questo giro: ho rivestito. Tutto il mio elastico con 50 maglie basse. Questo non tutti avremo lo stesso numero di maglie l'importante è che non sia né troppo fitto né troppo lento andiamo qui chiudiamo nella prima con una maglia bassissima ecco qui ora mi alzerò con 3 catenelle 1 2 e 3 nella stessa maglia da dove sono partite le catenelle andiamo a fare altre due maglie basse Scusate, altre due maglie alte. Allora, questa è la prima. E la seconda, sempre qui. Ok. Ah, non ho messo... Ecco qui eccoci qua e andiamo a fare il punto popcorn cioè prendiamo la terza catenella delle tre riprendiamo il nostro punto chiudiamo e chiudiamo ancora con una maglia bassa con scusa con una catenella saltiamo una maglia quindi saltiamo questa Andiamo nella prossima e andiamo a fare, di nuovo, tre maglie alte, quindi una. Due. Uh -huh, e tre, no, due scusate. Due. E tre. Andiamo nel, adesso c'è la maglia. Proprio prima. Non c'era perché c'erano tre catenelle. Chiudiamo, ecco così, facciamo una maglia, una catenella e saltiamo nuovamente. Una maglia, saltiamo una maglia, andiamo in quella successiva e di nuovo facciamo 3 maglie alte quindi una. 2 e 3 ecco qua, andiamo nella maglia. Questa riprendiamo il nostro punto, aspettate. Perché ecco, chiudiamo così e chiudiamo con una maglia con una catenella. Allora, adesso andiamo a fare tutto il giro quindi. Che facciamo saltiamo una maglia andiamo nella successiva facciamo 3 maglie alte e chiudiamo con un punto e una catenella questo punto popcorn ecco questo filato è molto carino si lavora bene però se sfilaccia cioè si divide non è ben attorcigliato però eh, mi piace molto anche come colori ha cioè questi colori tenui. Ok, chiudiamo con una maglia e abbiamo fatto quindi questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. Chiaramente, i punti popcorn saranno quanti? Io ce ne avrò 25 perché le maglie sono 50, quindi voi ne avrete non so, la metà di quello che avete montato di maglie. Ok, ci rivediamo per il secondo giro. Ho finito di fare il mio giro, adesso andrò a chiudere proprio dove, ecco qua, dove abbiamo fatto la, la catenella per unire, quindi andrò lì e chiudo. Ecco qua adesso, però mi piaceva prenderla tutte e due. Ecco qua, scusate, ecco in questo modo. Perché? perché adesso da lì ripartiamo con 3 catenelle 1, 2 e 3 e sempre qui inà, sopra facciamo un altro popcorn sempre formato da 3 maglie alte quindi 2 e 3 ecco qua tiro su, metto nella terza e riprendo il mio anellino lo tiro dentro e chiudo con una catenella allora dobbiamo continuare a lavorare maglie alte maglie alte sulla maglia lo possiamo fare sia qui dove c'è questo spazio vedete che forse è meglio di tutti sia qui che facciamo prima perché questo è molto stretto no, a parte questo che l'ho chiuso ma sia qui così e dobbiamo fare praticamente tutte le nostre popcorn tutto intorno per quanti giri dobbiamo fare? Dobbiamo fare in tutto un 5 centimetri, 5 cm e mezzo di altezza. Adesso io ne ho solo 3, quindi andiamo a fare così. ecco 5, ,5 centimetri e mezzo d'altezza quindi ancora ci abbiamo da fare qualche giro io penso almeno tre giri dobbiamo fare ok quindi facciamo questo altri due giri rispetto al mio e poi ci rivediamo per vedere per di andare avanti ho fatto quattro giri per un totale di 5 centimetri io direi di farne anche un altro facciamo 5 centimetri e mezzo quasi 6 no però se faccio un altro sono di più vabbè fanno 6 centimetri fa niente ok farò 6 centimetri quindi faccio un altro giro vi ricordo che più maglie montate io vedete potevo anche montarne altre più maglie montate qua, io ne ho montate 50. Più grande ovviamente viene questa parte, non ci piove su questo. Eh? Quando le montate cercate di montarle <coughs> è sempre pari. Ok, faccio un altro giro e ci vediamo per le diminuzioni. Allora prendiamo qualche misura. Intanto <coughs> abbiamo visto che qui erano 8 centimetri. 8-9 centimetri infatti qui poi era 17, ma un pezzettino. Eh, mi serviva per cucire e va bene così, quindi, poi, questo qui siamo a 6 centimetri e mezzo, e abbiamo fatto. Io ho, praticamente ho montato 50 maglie. Quindi ho 25 popcorn adesso. La misura, invece, qui in alto vi dico quant'è: sono 12 centimetri. Dobbiamo proseguire, non importa quanto viene lungo, fino a che alla fine avremo 7 centimetri. Quindi andiamo avanti in questo modo: ogni giro caliamo una volta, ma caliamo scalando. Vi faccio vedere, vi faccio vedere qualche giro in maniera tale che si capisce come funziona l'andamento quindi facciamo 3 catenelle e andiamo subito a fare un pop gorn qui all'interno 1 2 ecco tiro e faccio una maglia bassa una catenella scusate adesso vado a fare la diminuzione allora faccio una maglia alta qui, ma non faccio il popcorn, quindi vado successivamente all'altro e qui faccio il popcorn 1, 2 e 3. Tiro su questo, scusate, chiudo. Scusate mi sono sbagliata. Allora così: uno: questo lo devo chiudere due e chiudo, e tre, poi prendo il lo spazio: questo di questa catenella, questo qua, e chiudo. e stringo con una catenella e abbiamo fatto una diminuzione adesso vado a finire il giro normalmente facendo tutti i pop corn fino alla fine del giro e ci rivediamo per farvi vedere come poi continuare ecco qui facciamo il giro ho finito il giro ho chiuso con una maglia bassissima e mi alzo con 3 catenelle come al solito <coughs> adesso farò qui ovviamente il mio popcorn. magari se prendo anche tutta quanta la maglia Vabbè, tanto non ci cambia la vita e questa un attimino che vi faccio vedere ok questo lo tiriamo dentro tiriamo qui facciamo una catenella al solito allora qui stiamo adesso sopra alla diminuzione vedete ma sopra questa diminuzione andremo a fare un popcorn con normale semplicemente quindi facciamo le solite 3 maglie alte che poi fermeremo con la catenella ecco qua in questo modo e siamo sopra alla alla diminuzione quindi siamo adesso nel pop successivo di dove avevamo fatto la, la diminuzione sotto quindi adesso qui facciamo la diminuzione quindi facciamo una maglia, una sola maglia alta e andiamo nel popolo corna successivo. Quindi, praticamente, che dobbiamo fare? Dobbiamo quando stiamo facendo il giro, diciamo dove dobbiamo fare la diminuzione. Perché abbiamo detto che facciamo una diminuzione per ogni giro, quindi, nel giro sottostante, l'abbiamo fatta qui, e scusate che ho chiuso male. Stavo parlando e mi sono distratta allora la diminuzione l'abbiamo fatta qui e qui ho fatto un pop -corn normale poi successivamente subito dopo nella maglia dopo ho fatto una maglia alta e nel pop corn dopo ho fatto tre maglie alte ma sono poi andata a chiudere da qua vedete da qua prendo la maglia e chiudo in questa maniera chiudiamo come se chiudessimo due pop insieme quindi adesso l'abbiamo fatto qui qui e poi lo faremo dopo a scalare cioè queste diminuzioni vanno in questo senso finché non avremo qui 7 centimetri, quindi continuiamo a lavorare senza contare i giri non ci interessa dobbiamo arrivare a 7 centimetri questo questo modo di lavorare con i centimetri sicuramente è molto comodo perché ognuno di noi userà la lana che più ha a casa a ah, una cosa non vi ho detto io vi consiglio di non utilizzare la lana ma di utilizzare un codone che sia bello rigido perché perché altrimenti poi cede e si allunga. Mi è capitato già, ho fatto un'altra cosa con la lana, ma è diventato un chilometro. Quindi no, è meglio utilizzare un cotone che magari è più fermo come lavorazione, ok? Ci vediamo quando sarò arrivata a 7 centimetri. Allora, veniamo a noi. Sono... <coughs> 16 centimetri di lunghezza e 7 circa di larghezza qui alla fine. Quanti giri ho fatto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faccio adesso, mh, finisco questo giro? Oh no, l'ho finito. Sì, allora faccio due giri senza fare diminuzioni. E poi chiudiamo e facciamo una puntina perché eh, così magari viene più si vede proprio che un, una pannocchia di, di mais ok quindi faccio due giri ancora voi fate come credete se volete potete anche chiudere così oppure fare ancora diminuzioni se non avete non siete arrivati a 7 cm magari arrivati a 6 insomma tanto vedete che sta andando bene ok ci perché questo è il dietro poi tra l'altro questo è davanti ecco allora ci vediamo quindi quando ho fatto questi due giri così vediamo insieme come chiudere adesso questi sono i due giri senza calature adesso andiamo a vedere quanto siamo arrivati siamo arrivati a 18 centimetri, io penso che vada bene. Questo è il davanti, questo è il dietro dove abbiamo fatto gli attacchi con la maglia bassissima. Adesso andiamo a diminuire, vediamo un po' quanti, quanti ne abbiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sono, sono perfettamente pari, quindi va bene. Se non fossero pari i vostri... Il primo lo fate normalmente e poi cominciate a calare. Io invece comincerò subito a calare da qui. Ok, quindi farò 1, 2, 3 e andrò subito nel prossimo, nel prossimo eh, punto. Allora, ecco qui uno e vi faccio rivedere la calatura, ma ormai penso che siete molto pratiche ok la catenella qui la prendiamo chiudiamo e chiudiamo e abbiamo fatto una diminuzione continuiamo a fare le diminuzioni fino a tutto il giro ok quindi qui di nuovo una maglia alta e di nuovo qui il punto popcorn facciamo questa diminuzione e ci rivediamo ecco qua ho fatto l'ultimo giro tutte diminuzioni adesso io direi di lasciare questo spazio aperto per mettere le buste magari piccoline perché è vero che si possono mettere e togliere da qui però magari mettendole da qua secondo me scendono Vabbè, poi se voi lo volete cucire, cucite pure. Se lo volete cucire, cercate di cucire facendo dei, dei punti così, con l'ago. Poi tirate e viene arricciato. Ve lo consiglio di fare così, altrimenti io lascerei così. Prima di andare a tagliare il filo. Questo abbiamo detto che è il dietro, vedete? Allora, io farò qualche puntino qua, in questo modo. Uno e due. Così. Due sono tanti? No, due no, uno. Uno solo. Ok. E andiamo a fare una, due... 3 4 5 6 7 8 9 e 10 io penso che con 10 va bene sì ok quindi adesso ci agganciamo proprio qua in questo modo ecco e torniamo indietro nella nostra catenella con delle maglie bassissime, ecco qui. Ogni puntino tiriamo fuori e facciamo una maglia bassissima, in questo modo. Questo sarà il nostro laccetto per appendere in cucina la nostra pannocchia. Allora, finiamo di fare qui. E poi blocchiamo e tagliamo il filo ovviamente perché con il giallo abbiamo finito. Allora, eccoci, siamo quasi arrivati. Ecco qua. Così. Una catenella e tagliamo il filo ecco qui e ci siamo adesso andiamo a prendere la misura questa in fondo qua che sono circa 11 cm vedete anche se ci spostiamo e quindi andiamo a fare una catenella con il verde di 11 centimetri ok ci vediamo quando avrò fatto tutta la catenella Allora come vedete <coughs> Allora intanto ho cambiato l'uncinetto perché il 3 per il filato fiocco e per me era troppo grande perché deve essere un po ecco qua deve essere un po sostanziosa la la lavorazione quindi ho messo un 2 Ecco qui, adesso ci siamo praticamente, ecco qua, vedete? Ecco qua. Allora dicevo, ho messo un 2 e proseguo in questo modo. Vado a lavorare, non in questa, ma in quella successiva, una maglia bassa e lavorerò una maglia bassa in ogni maglia sottostante, in ogni catenella fino alla fine della catenella ok non ho contato neanche quante sono ma non è un problema perché l'importante è che, che siano da qui a qui la catenella ok ci rivediamo tra un po torniamo indietro facendo una catenella andando a lavorare direttamente vedete questo è quello della catenella ma noi andiamo a lavorare direttamente questo in questo modo quindi lavoreremo fino in fondo e faremo avanti e indietro tanti giri quanti riusciremo ad arrivare a 4 centimetri quindi non importa se io ne faccio due o tre L'importante è che avremo alla fine 4 centimetri tutto qui quindi facciamo avanti e indietro per 4 centimetri mi sono resa conto che 4 centimetri. Non sono troppi quindi ho riquassato perché, in effetti, io l'avevo fatti, 4 centimetri e vanno bene, due, allora ci alziamo con una catenella che già ho fatto, andiamo a fare una maglia bassa subito e poi facciamo una diminuzione quindi 1 2 e chiudiamo adesso arriviamo fino in fondo facendo semplicemente la nostra maglia bassa Sono arrivata alla fine, faccio le ultime due maglie e giro il lavoro. Faccio una catenella, un primo punto di maglia bassa e subito la diminuzione. Quindi 12, e tiro. E vado avanti così, una diminuzione dopo la prima maglia bassa girando il lavoro. Cioè abbiamo fatto una maglia bassa e una diminuzione, siamo arrivati in fondo, abbiamo girato il lavoro, di nuovo una maglia bassa, una diminuzione e continuiamo così finché ve lo dico, intanto continuate e vedrete che ci sarà una fine nel senso che dobbiamo terminare tutte le maglie. Sono arrivata quasi, <coughs> scusate, alla fine. Adesso andiamo a fare <coughs> sempre la solita catenella, la solita maglia bassa e chiudiamo qui con una diminuzione. Giriamo, catenella e qua facciamo solamente la diminuzione ecco qua chiudiamo ma non tagliamo il filo perché poi ci servirà <coughs> allora e eh, volevo farvi però vedere i centimetri che diciamo che non sono proprio ecco qua vedete siamo intorno ai 13 centimetri e mezzo più o meno adesso con un altro gomitolo oppure con la parte esterna del filo sempre nello stesso gomitolo, montiamo lo stesso numero di catenelle che abbiamo montato per fare i 12 centimetri. Io mi sembra che sono 25 le mie e facciamo ancora i due centimetri di maglia bassa solamente, senza fare diminuzioni, senza niente. E ci rivediamo. Ho fatto i due centimetri, adesso dobbiamo andare a a fare solo delle diminuzioni da una sola parte quindi qui andrà dritto mentre qui andrà in diminuzione veramente così allora qui in questo diminuiamo all'inizio della riga mentre in quest'altro diminuiremo solo alla fine quindi in questa maniera qui facciamo ovviamente la solida maglia bassa ma ci fermiamo a tre maglie prima della fine quindi arriviamo qui tre maglie prima della fine e ci fermiamo ed ecco qua mancano tre maglie una due e tre alla fine e facciamo in questa maniera una diminuzione e una maglia giriamo il lavoro giriamo il lavoro e andiamo fino in fondo tranquillamente senza fare nessuna diminuzione alla fine quindi poi gireremo il lavoro e riarriviamo da quest'altra parte quindi andiamo avanti normalmente senza fare diminuzioni Torniamo indietro e a questo punto, quando arriviamo qua nelle ultime tre maglie, facciamo la diminuzione e la maglia bassa e continuiamo così finché non rimane, non rimane pochissimo sul, sul, sul pezzettino che stiamo lavorando. Ma ci rivediamo, e vi faccio vedere come fare la fine allora come sapete io cambio spesso idea quando crea qualcosa vi ho detto di non di fare le diminuzioni e invece no che facciamo andiamo a lavorare queste tre maglie sono 3 1 2 3 per un po quindi adesso vediamo quanti giri uno questo è il primo invece di fare le diminuzioni primo catenella 1 2 3 catenella sono due giri sì questo è il terzo 1 2 3 catenella giri 1 2 3 questo perché, vi dico, perché questa parte qua, vedete che sta andando e proseguendo, ci avrà, sarà un po' più lunga rispetto a questa, ma non fa, non fa niente assolutamente, tanto questa è una parte che andrà dietro, questa andrà sistemata qua, cucita qui, in questo modo che poi scende così quindi non, non importa se è un pochino più corto è il dietro ok quindi continuerò ancora qui per almeno un un'altra due giri quindi uno due e tre ancora un altro e poi chiudiamo senza diminuire uno due e tre chiudiamo tagliamo e poi sistemiamo la codina lo faremo alla fine ok e qui ci siamo questa qui adesso noi continueremo finché non, ha, non ci rimangono tre maglie e poi le chiudiamo insieme allora bisogna fare un altro di questi vedete che ha il dritto e il rovescio questo vedete quindi cercheremo di far venire questa parte qua ricamata diciamo con questi buchini da quest'altra parte quindi basterà fare un giro di più o un giro di meno dei due centimetri per proseguire perché altrimenti non viene vedete che sono tutti con i buchini perché questo andrà messo così praticamente per farvi capire questo va dietro questo va messo così, scusate, sì, va messo così. Ecco. Così e poi si ripiega. Almeno mi pare, adesso controllo sul giornale. No, così va messo. Vabbè, adesso controllo e poi vi faccio vedere. <ride> ok. Allora, sono arrivata qua in questo modo, vedete? Adesso per far venire uguale più o meno come lunghezza, qui mancano 1, 2, 3, 4 e 5, quindi facciamo una diminuzione, una diminuzione e una catenella e una maglia bassa ecco qua torniamo indietro torniamo indietro con una catenella e quindi diminuiremo anche adesso mentre torniamo indietro non diminuiamo ovviamente eh. ok così così faremo meno giri sicuramente vedete e comunque c'è sempre la diminuzione quindi quando mancano 5 maglie alla fine, qui quando mancano 5 maglie alla fine, e li facciamo nuovamente 2-2 e ci rivediamo tra un po'. Allora siamo arrivati. Che mancano 1, 2, 3, 4, 5. Alla fine ho fatto una catenella, vado a fare una diminuzione. Uh, no scusate <ride> non era la qui la diminuzione allora um, qui una maglia due e eh si sì, è certo che è qui va bene così allora ecco ancora una diminuzione dovremmo avere tre maglie alla fine e una maglia bassa infatti ecco qui una due tre e adesso andiamo a fare almeno tre giri di queste due maglie come abbiamo fatto per l'altro pezzettino 1 2 e tre giri e basta ecco perché tanto questo è un po più lunghetto rispetto all'altro vi faccio vedere vedete un po più lunghetto eccolo qua ok tanto questo va piegato così quindi va bene ok quindi tagliamo facciamo una catenella tagliamo e andiamo a fare l'altro asimmetrico come questo ma dall'altra parte Ok, poi li andiamo a cucire, vi volevo far vedere. Ecco, questo così e così. Ecco che cade giù, vedete? Così. E l'altro che andiamo a fare andrà da un'altra parte. Lasciamo il l'elastico non lo cuciamo dove l'elastico perché se no, altrimenti l'elastico non si allarga quindi andiamo mettiamo a posto le codine andiamo a fare l'altro pezzo e spero che vi siete ricordati quante maglie erano messe qua io mi sembra 28 ne avevo fatte no 25 pensavo 25 invece poi l'ho contata 28 ok e vado a fare l'altro pezzettino e ci rivediamo allora, come vedete questo ha, si vede bene che questo è il dritto e questo è il rovescio, vedete, è diversa come lavorazione. Quindi per far venire questa lavorazione in questo qui, non in questa parte, ma in quest'altra, da quest'altra parte, come vedete, ho per farvi vedere, ho lavorato qualche maglia bassa, se io vado a calcolare sono due centimetri, però dato che lo dobbiamo fare da questa parte, questo, Vado a guastare le tre maglie che servono per fare sia una, due e tre in maniera tale che praticamente iniziamo subito a fare la diminuzione anche prima dei due centimetri. Quindi la diminuzione la facciamo qua e qua facciamo la maglia. Torniamo indietro. E adesso abbiamo iniziato le diminuzioni quindi continueremo a lavorare tranquillamente in fondo lavoreremo semplicemente eh, dritto quando torniamo ci ricordiamo di fermarci tre maglie prima e fare la diminuzione e continuiamo così fino a che sarà lungo uguale e con le tre avevamo fatto due due giri se non sbaglio tre giri ok praticamente deve venire tutto uguale ma in maniera a specchio insomma dall'altra parte ho sistemato con delle spille qui prima dell'elastico vedete ho fatto filo con l'elastico adesso sistemerò anche questi in questo modo allora vado a mettere una spillina poi dopo sposto quelle sotto, ecco, una la sistemiamo qui e l'altra la sistemiamo qua. Mi raccomando, tenete, ecco appunto proprio perché l'ho detto. Si, sì, questo si gira, giusto? Si, sì, si, sì. ok. Ok. E andiamo a mettere anche questa qua. Ecco. Spostiamo poi queste qua in maniera tale da bloccarlo sopra. Ecco, così. E giriamo da questa parte. Così. E così. Ecco qua. Vedete che il rigamino sta fuori come avevamo pensato. Qui però volendo possiamo anche spostarli ancora di più. Insomma dovete cercare magari qui che viene un pochino più piccolo. Ecco così. E quello che avanza lo mettiamo sul dietro. Questa qui, queste cose le potete fermare sia con la colla a caldo, se volete, magari mettendocene un pochino qui, sia andando a cucire. Aspettate, vi faccio vedere: ecco, sia andando a cucire oppure fare con l'uncinetto. Fare con l'uncinetto. Il punto bassissimo che viene come una catenella, andiamo un po, ecco qua. Ecco. vedete. Che il nostro, ecco così. Io direi di cucire, che forse la cosa migliore si fa prima. Cucciamo così, facciamo tutto il giro, torniamo indietro anche qui e poi magari blocchiamo il filo e riprendiamo. Insomma, cerchiamo di cucire magari appunto indietro, non lo so, la cucitura io dico sempre che ognuno fa quello come sa fare. Questo qui, ecco, mi raccomando, non cucite l'elastico, l'elastico no, perché altrimenti poi non si sposta bene. Ecco così, così va meglio. Ok, ci vediamo tra un po' quando ho finito. Allora, ho preferito cucire, ho provato anche a fare con l'uncinetto, ma non mi piaceva, e ho cominciato a cucire dal dietro, perché perché adesso andrò così e cucirò qui, perché almeno fermo già questi. Quindi guardi è facilissimo, perché facciamo un puntino e usciamo, niente di più. Ecco. Ecco qua. Un puntino e usciamo e poi farò così e così taglierò il filo qui. E andrò a cucire qui pian pianino in maniera tale che si stringe un po'. Vedete, qui è doppio. Eh? Ok, ci rivediamo quando ho finito. Abbiamo finito. Ho cucito qui tutto intorno, come vedete. Questo così. Adesso farò, darò una stiratina. Adesso completiamo con questi ciuffettini perché quando. Abbiamo le pannocchiette dentro ci sono questi ciuffetti. Avevo questa lana che ci ho fatto un completo a mia figlia per l'estate. Non è una lana, è un cotone che ci ho fatto un completo per l'estate. C'è la gonna e il la gonna e <coughs> il top. Lo trovate dentro <coughs> la playlist abbigliamento mare. Ed è molto bello, fatto all'uncinetto, eh? sempre all'uncinetto. Ok, quindi sistemiamo questi ciuffettini, così. Potete anche non metterceli eh, se non vi piacciono. E, e niente, e abbiamo finito. Nel frattempo <coughs> che io metto questi ciuffetti, voi potete cliccare tranquillamente e iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto ed è gradito anche un vostro commento se vi fa piacere tutto qui mi tagliamo un po perché così lunghi sono brutti ecco ce ne mettiamo pure qualcun altro se no ok grazie per aver visto il mio tutorial <ride> fino alla fine grazie ancora e ciao a tutte ciao ciao